Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale. In questo video parleremo dell'hard disk e dell'SSD del PC portatile o notebook. Innanzitutto, cos'è l'hard disk o l'SSD? È quel componente che contiene sia il sistema operativo che abbiamo in dotazione sul nostro notebook, in questo caso, ma potrebbe essere anche il sistema operativo del PC fisso, e ovviamente tutti i software installati all'interno del sistema operativo. Ovviamente in questo componente vengono salvati anche tutti i dati personali dell'utente, come video, foto, immagini, documenti e quant'altro. Come potete vedere dall'inquadratura, io sul banco da lavoro mi trovo due hard disk e invece il terzo è un SSD. Questi tre componenti vogliono rappresentare l'evoluzione nel tempo della memoria interna del nostro notebook. Infatti abbiamo un hard disk di prima generazione, un hard disk di seconda generazione e per finire l'evoluzione dell'hard disk che non è altro che l'SSD. Prima di andare a vedere uno per uno nel dettaglio questi tre componenti, dovete sapere che l'hard disk non è un componente strettamente legato al modello del notebook, ma è strettamente legato al periodo della sua costruzione. E dovete sapere inoltre Che ogni singolo modello di hard disk o di SSD può essere più grande o meno grande come capacità di archiviazione dati. Questo consente all'utente finale di poter modificare, ovviamente se ne ha bisogno, la capienza della memoria di archiviazione del proprio notebook, ovviamente a patto che che sia dello stesso modello che monta all'interno del notebook. ora andiamo a vedere più da vicino, Uno per uno, questi tre componenti. partiamo con l'hard disk di prima generazione. Questo è l'hard disk che troviamo all'interno dei notebook di prima e seconda generazione. Come potete vedere, troviamo sulla parte superiore un'etichetta con scritti tutti i dati relativi ad esso. Ovviamente troviamo anche la sua capacità di archiviazione. In questo caso è un hard disk da 40 giga, ma questo modello di hard disk varia da un minimo di 20 giga fino a un massimo di non oltre i 100 gigabyte. Sulla parte frontale Troviamo il connettore che andrà a far comunicare il nostro componente con la mainboard del nostro notebook. Ovviamente, essendo un hard disk di prima generazione, troviamo un connettore molto rudimentale, formato da tanti pin. e sulla parte laterale Troviamo i fori per le viti di fissaggio che servono a fissare il nostro hard disk alla staffa di supporto che poi lo andrà a fissare all'interno del notebook. nella parte inferiore troviamo Troviamo la scheda logica e troviamo altri quattro fori per le viti di fissaggio che servono sempre a fissare il nostro hard disk alla staffa di supporto che poi andrà a fissare all'interno del notebook. Questo perché? Perché alcuni notebook hanno la staffa di supporto con le viti di fissaggio per l'hard disk nella parte laterale e altri notebook hanno la staffa di supporto per l'hard disk con le viti di fissaggio per esso nella parte sottostante. ora passiamo all'hard disk. Di seconda generazione. Questo modello di hard disk è il modello di hard disk che viene montato sui notebook a partire dalla terza generazione in poi. Come potete vedere, si presenta in forma molto simile al primo, con l'etichetta con i relativi dati sulla parte superiore, però notiamo che la capacità di archiviazione è ben maggiore rispetto alla precedente. Infatti troviamo 320 giga. Questi Gli hard hard disk variano da un minimo di 160 giga per arrivare a un massimo che supera i 1000 giga, quindi supera il terabyte. Addirittura ne troviamo anche da 4 terabyte. Sulla parte frontale troviamo il connettore che consente la comunicazione tra il nostro disk e la scheda logica o principale del nostro notebook. Come potete vedere, il connettore è molto diverso dal precedente. Infatti troviamo il connettore per l'alimentazione da questo lato e il connettore per lo scambio dati con la mainboard da quest'altro lato. ovviamente questo Questo attacco viene chiamato attacco SATA. La particolarità di questo attacco è che un hard disk di qualsiasi notebook che monti questo tipo di connettore può essere montato anche su un PC fisso. dovete sapere inoltre Che l'attacco SATA consente uno scambio dati molto più veloce rispetto al connettore precedente. sulla parte laterale Troviamo i due fori per le viti di fissaggio che consentiranno di fissare il nostro disk alla staffa di supporto che poi lo andrà a fissare all'interno del notebook.
E sulla parte inferiore troviamo la scheda logica con altri quattro fori per le viti di fissaggio che servono appunto per fissare il nostro hard disk alla staffa di supporto che poi andrà a fissare all'interno del notebook. Ora invece vediamo Cos'è l'SSD? l'SSD non è altro che Evoluzione dell'hard disk. in pratica i due modelli precedenti che abbiamo visto in questo video, quindi hard disk di prima generazione e di seconda generazione, sono dotati di un meccanismo di salvataggio dati e scrittura dati meccanica e magnetica. Questo Questo significa che i due modelli precedenti, per poter scrivere dati e per poterli leggere, devono compiere al loro interno un movimento meccanico che consiste nel far girare un disco. e che questo disco viene letto da un meccanismo simile a una puntina dei vecchi vinili. Nel Questo meccanismo funziona in modo magnetico, infatti all'interno dei due precedenti hard disk troviamo anche dei magneti che consentono la conservazione dei dati al loro interno. Sull'SSD tutto questo meccanismo scompare. Infatti l'SSD è dotato semplicemente di una scheda elettronica al suo interno, molto simile a una memory card, ovviamente molto più evoluta, in dove pratica. lo scambio dati tra la mainboard e l'SSD avviene in modo diretto, senza meccanismi che ne rallentino il funzionamento del notebook. L'SSD si presenta di forma Analoga a quella dell'hard disk, ovviamente sulla parte superiore troviamo l'etichetta con tutti i relativi dati su di esso e ovviamente anche la sua capacità di archiviazione. Questo è un SSD da 512, ma in commercio ne troviamo SSD da 120 giga fino ad arrivare a SSD superiore ai 1000 giga, quindi superiore al terabyte. Sulla parte frontale troviamo Abbiamo ovviamente l'attacco SATA, quindi lo stesso attacco dell'hard disk di seconda generazione. Ciò significa che se noi abbiamo un notebook provvisto di un hard disk di seconda generazione, possiamo tranquillamente sostituirlo con un SSD rendendolo più veloce a livello di scambio dati. Ovviamente SSD per notebook, essendo provvisto di attacco SATA, può essere tranquillamente montato anche sui computer fissi di nuova generazione. nella parte laterale troviamo Ovviamente sempre i due fori di fissaggio che servono a fissare il nostro SSD alla staffa di supporto che poi lo andrà a fissare all'interno del notebook. e sulla parte inferiore Invece invece troviamo ovviamente i quattro fori delle viti di fissaggio che servono per lo stesso motivo dei fori laterali. Perché come vi ho già detto precedentemente nel video, alcuni notebook hanno le staffe con i fori per le viti di fissaggio sulla parte laterale e alcuni notebook hanno le staffe con le viti di fissaggio poste invece nella parte sottostante. Ora andiamo a vedere i Problemi che potrebbero dare questi componenti e le soluzioni da adottare per risolverli, Partiamo dai problemi. che potrebbero dare gli hard disk di prima e seconda generazione. Dovete sapere Gli hard che disk di prima e seconda generazione sono dei componenti molto delicati. Sono delicati perché appunto al loro interno sono provvisti di una tecnologia meccanica, quindi tecnologia in movimento, in quanto troviamo un disco che gira e un'asticella che scrive o legge i file su questo disco. Quindi, se malauguratamente Un un notebook dotato di hard disk meccanico o semplicemente l'hard disk meccanico andasse a prendere una piccola bottarella di poco conto, questa piccola bottarella potrebbe provocare la collisione tra l'asta di lettura e il disco girevole. In questo caso provocheremo la rottura dell'hard disk e andrà sostituito, perché andremo a rigare appunto il disco che gira con l'asticella che scrive e legge i file. Se ci dovessimo trovare Davanti a questo tipo di danno, il modo per riconoscerlo è molto semplice. Perché in pratica quando abbiamo un hard disk con il disco girevole rigato emette dei strani rumori e questi rumori vengono emessi a intervalli regolari di tempo. un accorgimento molto Ovviamente importante. ragazzi, se vi dovreste trovare davanti a questo tipo di danno e all'interno dell'hard disk avete dei dati che non volete assolutamente perdere, mi raccomando, non provate mai ad aprire l'hard disk nel modo fai da te, perché appena l'hard disk viene aperto e appena il piatto vede la luce, automaticamente i dati verranno bruciati e quindi Saranno completamente irrecuperabili. recuperabili.
Infatti dovete sapere che per il recupero dati da hard disk rotti esistono delle aziende specializzate dotate di apposite camere oscure molto simili a quelle dei vecchi fotografi, dove in pratica potranno in sicurezza aprire l'hard disk e andare a salvare i file senza il rischio di danneggiarli. Quindi mi raccomando ragazzi, ascoltate questo consiglio se avete dei file importanti all'interno di qualche hard disk rotto. Altri problemi che potrebbe dare l'hard disk sono il mancato avvio del sistema operativo o il blocco del PC mentre lo stiamo usando. Quindi, se riscontriamo un mancato avvio del sistema, non è detto che sia l'hard disk rotto, perché per essere sicuri che abbiamo l'hard disk rotto dovremmo sentire dei rumori, come vi ho spiegato poco fa. Se il sistema non si avvia, ma questi rumori non ci sono, probabilmente il problema non sarà hardware, ma sarà software e sarà risolvibile o con un ripristino di sistema o con una formattazione vera e propria del notebook. Invece, come facciamo a capire se è un problema di hard disk o un problema software se il nostro computer si blocca mentre lo stiamo usando? Dovete sapere Che il punto dove è recato il disco che gira all'interno dell'hard disk potrebbe essere un punto successivo all'avvio del sistema. Ciò significa che fin quando l'hard disk non arriva in quel punto, l'hard disk funzionerà perfettamente. Quindi avvierà il nostro notebook, noi lo cominceremo ad usare, ma ad un certo punto il nostro notebook si bloccherà e se cominceremo a sentire degli strani rumori provenire dall'hard disk. In questo caso vuol dire che abbiamo un hard disk danneggiato e che quindi dovremo sostituirlo. Ovviamente, se il notebook si avvia o il computer si avvia e si blocca mentre lo stiamo utilizzando, però non sentiamo strani rumori provenire dall'hard disk, vuol dire che il problema non sarà l'hard disk, ma sarà qualche componente del sistema operativo o del software che stiamo usando che manderà in crash l'intero sistema e quindi di conseguenza sarà un problema del software. Ovviamente all'interno di questo canale parleremo anche del software, ma ancora non ci siamo arrivati, andiamo per gradi, quindi per il momento ci fermiamo all'hardware e passiamo ai problemi che potrebbe dare l'SSD. L'SSD è un componente che darà sicuramente molto meno problemi rispetto a un hard disk, appunto perché non dispone di tecnologia meccanica, ma di tecnologia elettronica, quindi è semplicemente dotato di una scheda di memoria al suo interno. Essendo dotato di una scheda di memoria al Al suo suo interno ha semplicemente una pecca, ha i cicli contati. Cosa significa? Che che è tarato per un certo numero di cicli di lettura e scrittura, dopodiché si esaurirà, a differenza dell'hard disk meccanico. Ovviamente questi cicli saranno duraturi nel tempo, non è che se compriamo un SSD quest'anno, l'anno prossimo lo dovremo cambiare. Però rispetto a un hard disk meccanico, l'SSD ha una durata limitata nel tempo. Quindi, a meno che non si spacchi la Scheda interna, o comunque l'SSD non arriva al limite di questi cicli di scrittura e lettura, i suoi problemi. Prima potranno essere legati semplicemente al software. di chiudere il video, Vi informo che all'interno di questo canale ho fatto un video dedicato a chi volesse vedere come estrarre l'hard disk dal notebook, ovviamente vale anche per l'SSD, e ovviamente vi lascerò la descrizione di quel video all'interno della descrizione di questo detto questo, siamo arrivati alla fine del video. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanellina per i prossimi aggiornamenti, a mettere un mi piace ai video se i video sono di vostro gradimento e un non mi piace se i video non sono di vostro gradimento. Ovviamente se avete dei dubbi scrivetemi. Per questo video è tutto, un saluto a tutti da Informatica fai da te.